Salve a tutti ascoltatori, siamo qui con Giulia Scacco e Francesco Fraticelli della Terza I e oggi siamo qui per parlare dell'antropologia postmoderna. Tutto inizia con i diari di Malinowski, pubblicati da sua moglie dopo la sua morte. Furono letteralmente uno shock per l'antropologia, in quanto Malinowski afferma che provava noia, disgusto, compassione e intolleranza per le popolazioni che studiava. Praticamente noi durante l'ora di matematica. Probabilmente questo odio che Malinowski prova per queste popolazioni deriva dal fatto che gli antropologi ancora non avevano riflettuto abbastanza sui loro metodi. Spesso si trattava di uno studio informale e l'antropologia non veniva trattata come una vera e propria scienza. L'antropologia postmoderna sviluppò una grande capacità di autocritica e riflessività. Infatti, riflettendo sul loro passato, gli antropologi hanno capito che in precedenza questa materia non veniva studiata con oggettività come le altre scienze. Ad oggi l'antropologia è fondamentale se vogliamo parlare di globalizzazione, uno dei temi più attuali che cambia a vista d'occhio. Ma cos'è la globalizzazione? La globalizzazione è un fenomeno caratteristico dei giorni nostri. Ma in realtà è sempre esistita. Per esempio, lo sapevate che una prima forma di globalizzazione è avvenuta in Africa con la conquista dei Romani? Poi quella dei musulmani. E infine quella europea. Tutte queste popolazioni hanno in comune che si sono influenzate le une con le altre. Ma invece com'è la globalizzazione oggi? Oggi i contatti con gli altri paesi sono infiniti. Ci basta scrollare i per te di TikTok, per esempio. Praticamente non ci sono più segreti tra le varie culture. Oppure, anche andare a mangiare semplicemente al McDonald's è la forma più assoluta di globalizzazione. Nello specifico, americanizzazione. Spesso eliminando le tradizioni culinarie degli altri paesi. Un consiglio che possiamo darvi noi, andatevi a mangiare una bella pizza. E da Giulia Scacco e Francesco Fraticelli è tutto. Alla prossima. Oh, questa sì. Ma vai, nei talent show americani proprio stiamo.